L'ora di pranzo per molti di noi si traduce in un panino mangiato di corsa al bar o qualcosa che portiamo con noi dalla sera prima, da casa nostra, magari consumato alla scrivania. Alla fine della giornata ci sentiamo stanchi, svuotati, con la fame e il nostro girovita spesso lievita. Allora qualcosa dobbiamo fare per cambiare un po' la nostra dieta, per aggiungere salute ma anche energia e vitalità scegliendo gli alimenti giusti. Ci aiuta il professor Berrino. Professore, la pausa pranzo è un momento delicato perché abbiamo tutta una mattina di lavoro e quindi chi svolge lavoro manuale, chi svolge lavoro intellettuale, ma insomma la fatica si fa sentire, di energia ne abbiamo consumata tanto e l'ora del pranzo, la pausa pranzo diventa anche un momento per ricaricarsi, anche un momento piacevole. Come possiamo renderla davvero salutare? Ma noi in Italia abbiamo una grande, meravigliosa tradizione che è quella degli spaghetti. La pasta ha una proprietà particolare. Mentre se mangiamo il pane bianco, che io sconsiglio di mangiare, la glicemia sale rapidamente e se la glicemia sale rapidamente innesco tutta una serie di meccanismi perversi. La pasta no, perché il processo anche la pasta bianca, non necessariamente, può essere interessante mangiare una buona pasta integrale, ma anche la pasta bianca nel processo di produzione cambia un po' la natura fisica dell'amido e quindi cede zucchero piano piano. Quindi le ricette meravigliose italiane, della nostra tradizione, della pasta e fagioli, della pasta e ceci, della pasta con le verdure, delle orecchiette con le cime di rapa, sono tutte cose che vanno molto bene. Le paste che troviamo al ristorante purtroppo sono troppo pasticciate, troppi grassi, no? Più è semplice la ricetta, meglio è. Proprio un filo d'olio extravergine di oliva per condire le orecchiette con le cime di rapa, no? Anche nella pasta con i ceci, la pasta con i fagioli o con le lenticchie, è meglio non mettere tanti altri ingredienti, non è il caso di mettere le fettine di pancetta o di cose, no? Sono particolarmente buone semplicemente con un po' di olio di oliva. L'olio d'oliva ha delle meravigliose... È un farmalimento a tutti gli effetti. Quindi tradizione all'ora di pranzo. Questo va molto bene. Naturalmente se sei a casa tua o se sei in un posto dove queste cose le fanno, ma è difficile trovarle fuori casa, è meglio mangiare i cereali in chicco, non sotto forma di pasta, cioè mangiare il riso integrale, mangiare la zuppa di farro, il farro decorticato, non il farro perlato, la zuppa d'orzo, l'orzo decorticato, mangiare un tortino di miglio, insomma mangiare... E che è importante anche la varietà dei quindi cereali che ben venga, oltre ai cereali integrali di cui lei è sostenitore, anche un buon piatto di pasta per alternare e rendere la nostra settimana anche ricca di varietà e quindi di gusto. E nei sughi, ricordiamoci di usare magari dei sughi anche dove ci siano le noci, dove ci siano le mandorle, perché le noci e le mandorle anche loro hanno una proprietà meravigliosa di aiutare il rallentamento della velocità di assorbimento degli zuccheri. Quindi su un piatto di riso integrale si fa un pesto di noci e rucola, per esempio, no? Ci sono delle cose molto semplici che si possono fare e che sono squisitamente apprezzabili da un palato educato. Grazie, professor Berrino.